Il fatto di fare a meno dei condizionamenti del committente dà una grande libertà d'azione. Si entra nella dimensione della ricerca, della scoperta diretta di come funziona un certo materiale. Questa cosa, secondo me, è una forma di educazione profonda e di arricchimento personale. Inoltre, può diventare anche una cosa molto piacevole e divertente. Quindi c'è una strada, un percorso che è quello di cercare di farsi le cose direttamente da sé, con le proprie mani. Ci sono anche difficoltà pratiche, saper lavorare il materiale, e anche difficoltà di tipo mentale, psicologico. Io, per esempio, senza un committente, senza una necessità concreta, faccio fatica, mi perdo, o almeno c'è il rischio di perdersi. Per questo per me è importante la committenza. Per me il design è tutt'uno con la committenza. Che sia un'azienda, un privato, una galleria, è importante perché si crea un dialogo. È proprio questo dialogo che si sviluppa lungo l'iter del progetto che ci fa capire, a volte per gradi, e ci fa arrivare a una soluzione. Questo rapporto diretto con chi fa le cose, per esempio un artigiano del legno, questo rapporto è una cosa che a me interessa moltissimo. Vedere come l'uso di macchine può trasformare un materiale grezzo in qualcosa di vivo. Ogni volta che ho avuto occasione di andare a seguire i prototipi, ho capito come può essere bello e importante fare il design. Ogni volta si imparano delle cose nuove. Personalmente credo nel lavoro di gruppo. Solo con le dinamiche del gruppo si arriva a capire le cose e a trovare le soluzioni migliori. Certo, all'interno di questo processo devo anche ritagliarmi degli spazi di introspezione personali. Per fare bene, per arrivare a un risultato, ci vogliono tutte e due le cose, alternate e combinate. Il gruppo, il dialogo con il committente e la parte più intima.